interessante come tutta questa storia è nata grazie a FIOPS e grazie alla Swim First, perché se non ci fosse stata la Swim First, vero Dora, non ci sarebbe stato neanche dei Passengers. Quindi significa contribuire, dare i soldi alla FIOPS, questa è la sintesi del messaggio. Ringraziamo anche Richard Gere che voleva intervenire, così come ha fatto. No, ma non è uno scherzo, è seria come cosa. Però ha detto: guarda, c'è The Passengers, quindi io non me la sento. Preferisco andare da Fazio e per questo non c'è Richard Gere. Volevo solo dire una cosa velocemente, poi passo la parola a Domenico Leggio e al gruppo di Gatt e Geno. Una battuta veloce. Noi abbiamo fatto una scelta partendo da quegli iceberg, la scelta delle 7 aree su cui stiamo lavorando. Abbiamo fatto anche un'altra scelta, quella di non chiamare tutti gli amici o tutte le persone con cui abbiamo già collaborazione o su cui abbiamo già costruito dei percorsi. Questo che significa? Che le posizioni che sono state riportate, condivise oggi e domani, saranno riportate, sono veramente oggetto di discussione. E questa cosa ci piace molto, perché come mi diceva prima Alessandro Carta, che sta da queste parti, il costruire consenso non significa eliminare il dissenso, anzi, noi crediamo fortemente nella conflittualità, quella sana. Quindi viva Dio che ci siano posizioni diverse, perché sarà bello costruire una posizione comune. Quindi molto, molto bene e vi ringrazio per tutte le dissensioni che avete tirato fuori. Grazie mille, passo la parola velocemente a Domenico che sta qui. Grazie Marco, ma prima di tutto un'emozione perché come consigliere della federazione, lo diceva stamattina Cristina, ora se ne sono, vi siete aggiunte altre persone, una grande emozione rivedere i soci, anche non soci, anche delle persone con cui ci siamo ritrovati in summer, in winter, a collaborare, a fare della formazione dei pezzi in giro per l'Italia tutti insieme. Quindi consentitemi, ecco, questa grande emozione nel vivere e nel vedere poi tutto questo movimento, no, di consenso negli atri, per le scale, nei luoghi informali, no? Il Michele che cerca di fotografare e cogliere i momenti così più informali, no? E questo è una grande ricchezza. Quindi grazie a ciascuno di noi per quello che stiamo facendo, nonostante la fatica, no? Poco fa nel gruppo si diceva adesso un'altra sessione di lavoro, no? Ma noi ci siamo e quindi anche questo fa parte, ecco, di cogliere la sfida di resistere. E in questo senso abbiamo chiesto appunto agli altri due relatori, a Stefano Geno di Milano, laureato in scienze moderne, ma specializzato all'Università Cattolica dove insegna in psicologia, proprio sull'impatto. Spesso anche alla federazione ci sono alcuni componenti del comitato scientifico, no? Ci siamo cimentati e continuiamo a farlo sull'impatto, sulle valutazioni, sui sistemi, sulla raccolta, no? Che spesso diciamo, questa cosa non ci appartiene, invece ci appartiene, e quindi a Stefano do subito la parola affinché, ecco, ci stimoli e ci lanci le sfide e le priorità. Grazie Stefano.